Bene, noi torniamo a parlare però di rally attuali, non del 1994, perché? Perché abbiamo un duo davvero eccezionale. Signore e signori, sono qui con noi entrambi, Andrea Nucita ed Alessandro Furci. Ciao ragazzi! Buonasera, ciao Luca. Ciao Luca, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a voi. Intanto complimenti, perché sportivamente parlando domenica avete fatto un'ottima gara. Andrea con Rudy Poletta ha vinto il Camugna Rally su Skoda Fabia, identica vettura per te Alessandro, che con Edo Brovelli è chiuso decimo assoluto dopo un piccolo problema iniziale. Tanta roba, e quindi questo è il, diciamo così, il risultato sportivo. Ma perché vi abbiamo chiamato? Perché voi una settimana fa, anzi 8 giorni fa, avete presentato un progetto nato da un'idea grandiosa di Alessandro Furci. Allora andiamolo subito a presentare. Si chiama Racing Network. Alessandro, che cos'è Racing Network? Racing Network è molto semplice, lo trovi già nel nome. È una rete di professionisti che con le loro competenze fanno sì che chi si affida alla rete riesca a esprimere il 100% delle proprie possibilità. Ma che meraviglia, così sintetico, hai visto che sei riuscito a dare tutto, da un po' di discorso hai dato proprio il concetto clou in poche parole. Ed ecco, io ti chiedo, ma da dove nasce questa idea? Nel senso, tu corri qualche rally, l'hai fatto, non sei proprio un neofita, hai proprio sentito il bisogno di avere il servizio, mettiamola così, di un pool di persone, di professionisti? È molto semplice, ti racconto proprio la genesi di Racing Network. Sì, sì. Era novembre del 2021, cioè stavamo uscendo dal Covid, tanti problemi, tante cose, ho deciso di tornare a correre con tanti sacrifici, come si fa sempre, tanta passione, e ho per la prima volta ho preso un navigatore professionista, Michele Ferrara, che sì, partecipe fin dall'inizio di questo progetto. Sì, che tra l'altro ha tenuto una rubrica qui da noi, un anno e mezzo, anzi forse due stagioni fa, una rubrica tutta sua, ogni settimana. Che non ha sicuramente bisogno di presentazione, no. Un professionista tutto tondo nel mondo dei rally. E come ti dicevo, stavamo correndo insieme nella prima gara e stavamo andando bene, ero veramente contento perché avere un professionista di fianco mi stava facendo bene, a livello sì, di risultato, ma anche a livello di sensazioni, che sono sempre molto importanti. E purtroppo sulla quarta prova, dove infatti eravamo andati benissimo fino a quel momento, a 200-300 metri dal traguardo, su un taglia, non avevamo segnato una roccia e abbiamo staccato una ruota. A quel punto Michele mi dice, fermati, io avevo il traguardo lì, non mi volevo fermare, e ho tagliato il traguardo su tre ruote con la macchina che andava a destra e a sinistra. E quello è stato il momento per assurdo, quindi da una delusione nasce il Racing Network, perché io ho tagliato il traguardo, non mi sono arreso, molto dispiaciuto, come è logico, ho sì, iniziato a pensare a cosa avrei dovuto fare perché quell'esperienza negativa si trasformasse in qualcosa di più divertente e di più proficuo, cioè in un investimento. Certo. E nasce Racing Network con tutto quello che è il contorno di professionisti che abbiamo scelto. Ecco, quali sono appunto i professionisti che avete scelto? Cioè, qual è secondo te il pacchetto che può essere utile per agevolare o per aiutare o per anche non solo per cominciare, ma anche per progredire ad un pilota? Beh, guarda, innanzitutto partiamo dalla figura di Michele, che è il direttore sportivo di Racing Network, è quello che si occupa di tutte le cose che sembrano scontate, ma in realtà ti assicuro che non lo sono. E sono cose che al pilota amatoriale comunque fanno perdere tempo e non danno risultati. In secondo luogo, la figura sicuramente più importante di Racing Network è Andrea Nucita, che è il mio tutor a livello sportivo, quindi è colui che mi aiuta a migliorarmi tecnicamente nella guida, e quindi direi che è sicuramente la figura principale. Poi abbiamo i nostri navigatori, che sono entrambi professionisti, Edoardo Brovelli e Rudy Pollet. Sì. Abbiamo appena preso dentro una figura che è un preparatore atletico, che ci serve per migliorarsi in tutto quello che è la parte di preparazione fisica. Sì. E non da meno abbiamo Matteo Bellamoli, che si occupa dei nostri social, che nel mondo d'oggi sono tanto e tanto importanti, sì, lo sai benissimo, e tutto il pacchetto di chi, dei videomaker o dei fotografi, che sono tutti al top, tutti veri professionisti, non c'è una figura che non sia un professionista nel suo campo.
Che meraviglia! Quindi una specie di, ma neanche pacchetto base, perché qui stiamo già parlando di un pacchetto evoluto, insomma, per poter dare tutte le credenziali possibili a chi vuole cimentarsi in questo in questa avventura chiamata Rally. Allora io chiederei ad Andrea, cosa hai pensato quando ti hanno proposto questo progetto? Non so se posso dirlo in radio, però prova a dirlo con parole non censurabili. No, ho pensato che era esattamente in linea con quella che è la mia idea di motorsport. L'ho detto un sacco di volte e continuo a ripeterlo, perché è un principio cardine per la buona riuscita del progetto, e quindi l'ho accettato subito, molto volentieri. Innanzitutto, secondo me, bisogna guardare dentro ognuno di noi e capire se si è predisposti intanto professionalmente, quella è la prima cosa quando sei all'interno di un progetto professionale, e poi nel mio caso io sono una persona che alla quale piace dare, a me piace dare e soprattutto piace vedere che quello che do serve, e questo secondo me è alla base del mio ruolo e del mio mestiere di tutor, coach o come lo vogliamo chiamare. Quindi diciamo che era il mio campo, non ho esitato ad accettare. E poi, come ha detto poc'anzi Alessandro, il mio è il mio ruolo, diciamo, è soltanto uno all'interno del progetto, che deve tantissime figure professionali con tantissima esperienza, con tantissimi risultati già che fanno parte della storia di ognuno di noi, per cui diciamo che non è stato per niente difficile accettare, anzi ne sono pienamente onorato. Ecco, tu sei un pilota che, vabbè, dal talento smisurato, e questo non lo devo certo dire io, insomma lo dicono i numeri, i risultati e soprattutto il tuo palmares, ma ti chiedo quanto sarebbe stato utile al giovanissimo Andrea Nucita poter usufruire di un progetto come Racing Network a suo tempo, se tu avessi avuto chi ti dava i suggerimenti su che cosa fare o come fare, ad esempio a livello di che gare fare, un Michele Ferrara attuale, un pilota che ti guidasse dandoti le dritte a livello tecnico come lo sei tu adesso, un preparatore atletico che dicesse non mangiare i cannoli siciliani anche se sei siciliano perché non fanno bene alla dieta, piuttosto che tutta una serie di spinte anche a livello di comunicazione, quanto ti avrebbe fatto bene e dove potresti essere adesso? Guarda, hai toccato un punto fondamentale, che è anche uno dei motivi per la quale io sono molto preso da questo progetto. Io ho avuto una carriera bellissima sotto tanti punti di vista e devo soltanto essere contento di tutte le persone che mi hanno messo nella condizione di poter vincere quello che ho vinto e di fare quello che ho fatto, ma credo di essere abbastanza intelligente da rendermi conto che se avessi avuto, come tu hai detto, questa opportunità, una rete di professionisti a mia disposizione quando avevo 18 anni e poi 19 e poi 20, probabilmente tanti errori di gioventù non li avrei fatti, probabilmente tante altre condizioni mi sarebbero venute a cercare e sicuramente avrei potuto fare di più. Ora cosa? Non l'abbiamo fatto, per cui non lo so, però stiamo parlando di un progetto che non è mai esistito, almeno in Italia, per cui sono estremamente convinto, in virtù di tutte le esperienze, soprattutto negative, perché quelle positive poi ce le ricordiamo tutti, sono tutte belle, però mi ricordo tantissime esperienze negative che molto probabilmente, avendo persone accanto appunto professionisti, non avrei avuto, comunque avrei limitato, quindi si sarebbe accelerato il mio percorso e oggi magari invece di essere un professionista che corre in Italia magari lo sarei in altri palcoscenici dove comunque ci ho provato, quindi credo che sia veramente utile, la mia storia la ricordo benissimo e cerco di farne tesori e di metterla a disposizione oggi di Racing Network affinché
i talenti come me, o spero più bravi di me, che ce ne saranno tanti, abbiano le opportunità e non facciano gli errori che, per esempio, cioè, è capitato di fare a me per inesperienza o per condizioni. Quindi, è un valore aggiunto all'interno di Resin Network, questo, ecco. Allora, abbiamo sentito la spiegazione di Alessandro, abbiamo sentito le impressioni di Andrea. Io tornerei un po' a chiacchierare con Alessandro per chiederti, tu che sei l'ideatore, Alessandro Furci ovviamente, tu che sei l'ideatore di questo progetto, hai voluto metterti in prima fila nei banchi di scuola, hai detto lo testo prima io. È vero, è così? Sì, quest'anno sarà il nostro anno zero, nel senso che oggi, quest'anno il progetto è centrato principalmente su di me, logicamente anche su Andrea, come è Sì. normale che sia. Io mi aspetto una crescita e noi ci conosciamo poco, Luca, ma se tu avessi visto un mio camera caldi 3 mesi fa e un camera caldi dell'ultima prova che ho fatto solo questo Camugna, io non mi riconosco più. Cioè, aver fatto questa cosa in 3 mesi mi ha dato dei risultati incredibili, ma dei risultati, non parliamo di sportivi, dei risultati personali incredibili. Sì. È quello che io ambisco, cercare di essere la miglior versione possibile di me, che Che sarà bello sicuramente questo. differente da essere Andrea Lucita, questo è ovvio ed è normale, però la mia vittoria passa per essere il meglio che posso in questo momento, e domani sarà ancora meglio, questo è sicuro. Io sono molto contento di come siamo partiti, direi che meglio non potevamo partire. Abbiamo presentato il progetto 8 giorni fa, come dicevi, abbiamo già vinto una gara. Io ti ripeto, ho fatto dei passi avanti incredibili che in anni di motorsport amatoriale non avevo mai fatto. Quindi questo è sicuramente sotto gli occhi di chiunque lo voglia vedere. Detto questo, prima non ti ho raccontato di una parte di Racing Network, Sì. però ci tengo molto, Vai, vai. che è la parte dedicata ai giovani. Racing Network nell'arco dell'anno andrà anche a selezionare un talento giovane, anche molto giovane, probabilmente giovanissimo, anche non patentato, per Sì. inserirlo nel mondo dei rally, per cercare di dargli la possibilità di una crescita, come diceva Andrea, con delle basi solide e con dei consigli veri e di professionisti. Quindi molto molto giovane significa che inizierete a fargli un po' di teoria o lo metterete anche in auto nelle occasioni come ad esempio i rally in circuito? Abbiamo già in realtà anche individuato un candidato che adesso aspettiamo a dire, in questo momento sta correndo nel rallycross, car cross, Ok. e quindi probabilmente se ci saranno le occasioni, appena potrà, lo faremo debuttare in un rally in circuito e lo seguiremo nello suo sviluppo e nella sua carriera anche negli anni futuri. Racing Network non è un progetto di quest'anno. Quest'anno è l'anno zero, però Racing Network guarda avanti, anche molto avanti. Come dicevamo 10 minuti fa con Andrea, il nostro progetto si sviluppa nei prossimi 10 anni, non nel prossimo anno. E questo è Caspita, solo l'inizio. è un progetto a buon raggio, insomma, non è proprio una cosa pronti via tutto subito, insomma, quindi Completamente. Io è una lo sto testando su costruzione. di me e lo sto testando con degli obiettivi specifici e dichiarati e non facili, perché quando si parla di vittorie ne vince sempre solo uno nei rally. E io quest'anno quello a cui credo di poter arrivare è a vincere almeno una gara. Logicamente non sarà una gara di livello internazionale, però sicuramente mi piacerebbe togliermi questa soddisfazione e farò di tutto quello che mi viene consigliato dalla rete qui attorno per arrivare a questo risultato. Che bello, come hai detto tu, dare il meglio di me stesso. Poi ovviamente poi le gare si sa che hanno tutti i loro risvolti, insomma, però quantomeno arrivare a migliorare le proprie potenzialità. Questo è assolutamente un buon assetto base per partire con il discorso di Racing Network. E uno dei campi gara sui quali vedremo all'opera un po' tutto il pool di lavoro è la serie RC a partire già dal prossimo Maremma. Vero, Andrea? Perfetto. Sì, praticamente siamo già arrivati. Avremo le ricognizioni tra un giorno, faremo un test pre-gara perché è giusto farlo. Abbiamo parlato di un sacco di cose professionali ed è altrettanto importante fare dei chilometri prima di una gara, Sì. per cui questo è quello che faremo.
E poi, come hai detto tu, sì, c'è già il primo appuntamento questo weekend, è già uscito l'elenco iscritti, avremo avversari di altissimo profilo e siamo anche contenti di questo. Il campionato ha delle gare belle, molto belle, per cui diciamo che sarà anche un campionato dove ci misureremo con avversari validissimi e cercheremo anche di capire, anche se è soltanto il primo anno con questa macchina, è l'anno zero per tutti, anche per me. Ma di sicuro abbiamo tutto quello che ci serve per poterci mettere in mostra ed è quello che proveremo a fare. Ecco, Andrea, tu da pilota hai disputato praticamente gare dal mondiale all'europeo, all'italiano ovviamente. Adesso ci metti anche negli IRC. Ricordiamo che sei campione italiano due ruote motrici in carica. L'anno scorso eri pilota ufficiale Peugeot. Ti faccio una domanda che va al di là di tutte le persone, dello staff di Racing Network, ma quanto poi, arrivati a un certo livello, è importante l'aspetto fortuna? Ma credo che la fortuna e la sfortuna esistano poco, Oh, attenzione. esistono solo in alcuni frangenti, ma nel nostro sport succede poche volte. È uno sport fatto da tantissimi elementi, se riesci ad allinearli tutti e metterli a posto tutti, allora arriverai ad un risultato. Se non riesci a metterli tutti nella maniera giusta, probabilmente quel risultato non arriva. E quindi poi è chiaro, parliamo di competizioni, parliamo di gare, parliamo di automobili, di meccanica, di tante cose, per cui ok, ci può stare una volta una sfiga, due volte, però poi dopo se non ci raggiungono gli obiettivi non ci si può di certo cullare sulla fortuna o sulla sfortuna. Il nostro sport è molto analitico, a volte anche matematico, ed è fatto di un elemento cardine che è il talento, e poi dopo attorno a quello ce ne ruotano almeno altri boh, 10-15. Allora Chiaro. se ce li hai e sei capace di metterli insieme, arrivi al risultato. Se ne hai 8, 7 o 6, come a volte è capitato anche a me, una volta ci metti una pezza, due volte pure, alla terza non ce la metti più. Quindi è molto semplice il discorso, non è difficile. Ed è per questo che nasce Racing Network, è proprio per questo motivo qua. Perché non è. Se si vuole ambire ad eccellere, non si può fare questo sport, passami il termine, con. Cioè, devi avere tutto, devi proprio avere tutto quello che serve se poi l'obiettivo è quello di vincere, altrimenti se un altro ce l'ha e ha il tuo stesso talento, è chiaro che ti sta davanti. Cavolo, che meraviglia. Sai che avrei pensato ad esempio ad un'altra risposta, perché comunque in passato anche con qualcun altro si è parlato dell'elemento fortuna o sfortuna, no? E invece tu, bravo, bravo, che hai dato un'analisi molto scientifica e mi piace questa precisione, anche perché mi sembra già di vedere, no, i dati, i rilievi, perché è vero, alla fine se vuoi migliorare devi partire da dei dati che devono essere incrementati, insomma, e quindi devi fare sicuramente un'analisi che non necessariamente numerica, ma è sicuramente scientifica e analitica. Vi faccio una domanda che è arrivata al 327 5569034 e dice: il progetto Racing Network si rivolge esclusivamente ai piloti o è ipotizzabile anche che si orienti verso i team, la comunicazione, PR, eccetera, per offrire consulenze professionali? Credo che possa rispondere Alessandro a questa. Ma Luca, il progetto Racing Network è un progetto aperto, nel senso che è appena nato, si ingrandisce giorno dopo giorno, tutte le figure che ruotano intorno al mondo del rally sono figure che ci interessano, sono interessanti. Quest'anno creiamo una struttura e non vogliamo vendere per scelta un servizio. Prima otteniamo risultati, se il metodo funziona allora lo proponiamo, se no miglioriamo il metodo e lo proporremo solo quando saremo pronti. Oh, chiarissimo, chiarissimissimo, anzi, non più chiaro di così, davvero, sei davvero, no, davvero bravo, sei andato sempre al centro al nocciolo della questione, andando ad inquadrare gli argomenti che Racing Network va a toccare o andrà a toccare. Abbiamo toccato l'argomento dei giovani, delle figure, hai parlato anche di Fabrizio Giovanella, che è il preparatore, nonché anche nutrizionista, insomma, tante figure che ruotano attorno diciamo così, al duo, poi, anzi, al pilota.
legata in questo particolare, ma poi a tutti e due. Andrea, un'ultima battuta legata al fatto che al Camugna avete vinto, ottimo lavoro svolto, quindi, ma mi interessa capire questo nuovo sodalizio che è nato con Rudy Pollet, un grandissimo navigatore che, lo svelo, sarà nostro ospite tra qualche settimana, e con te mi sembra di capire che insomma tra voi si è già scattato il feeling. Sì, è esattamente così. Rudy non ha bisogno di mie presentazioni, è un grandissimo professionista, tantissimi anni di esperienza nel mondiale. Tu prima hai citato un mostro sacro del realismo italiano che è Gianfranco Cunico, ha corso sì, tantissimo anche con lui, oltre che essere un amico, per cui la scelta di Rudy, per quanto riguarda l'aspetto professionale, non aveva di certo nessun tipo di dubbio, ma l'ho fatta perché è anche molto importante l'aspetto umano nelle competizioni, e quindi credevo ed ero quasi certo che Rudy poteva essere in linea con quelle che sono le mie caratteristiche anche umane, oltre che sportive, perché quelle, ripeto, non c'era bisogno di scoprirle. Devo dire che ho avuto ragione, perché ci siamo trovati subito bene sia dal punto di vista prettamente sportivo e tecnico che anche umano, quindi sono veramente veramente molto soddisfatto, e credo che anche lui, con l'esperienza che ha e che può mettere a mia disposizione, contribuirà a fare gli step in avanti che vanno fatti, perché anch'io credo nessuno debba mai sentirsi arrivato fino a quando decide di non praticare più lo sport che pratica o quello che fa nella propria vita. Quindi fino a quando decido di mettermi dietro un volante, mi metterò sempre in discussione provando a migliorare qualunque cosa ci sia bisogno di migliorare, e quindi credo che con Rudy abbiamo messo ancora un tassello al posto, non che ce ne fosse bisogno, attenzione, perché ho sempre avuto accanto dei grandissimi professionisti, adesso se ne è aggiunto uno con tantissima esperienza in più, con un lato umano che mi permette di rendere, e quindi sono molto contento. Complimenti, complimenti davvero. Sapete cosa, ragazzi? È che si percepisce che è un progetto nel quale credete fortemente. Cioè, dalle vostre parole traspare proprio questo, l'entusiasmo, l'energia che scaturisce da un'idea che vi ha acchiappato, e non può essere diversamente. Siete proprio carichi, si sente. Complimenti. Grazie Luca, siamo molto carichi in effetti. Ci crediamo. E allora noi andremo a farvi il tifo, andremo a vedere come anche ve la caverete, perché tra poche ore, insomma tra pochi giorni, ci sarà il trofeo Maremma, che è uno dei prossimi appuntamenti del fine settimana. Andrea insieme a Rudy partirà con il numero 2, e tu, Alessandro, andiamo a vedere, c'è un elenco di vetture, 25, ecco qua, Furci Brovelli, una bella sfida per tutti, non solo per voi ma anche per tutti gli altri che ci cimenteranno. Noi ragazzi vi salutiamo, vi facciamo un in bocca al lupo per questa nuova avventura chiamata Racing Network, a voi come a tutto il vostro staff di professionisti, e vi aspettiamo magari, che ne so, tra qualche mese, quando ripartirà la prossima stagione, a fare il punto della situazione. Che o no, Alessandro? Ottimo, molto volentieri, e viva il lupo sempre. Viva il lupo sempre. Viva il lupo, poverino, che ogni volta ce lo mettiamo in bocca. Buona serata. Dai, ragazzi, e buona Rally Maremma, trofeo Maremma anche a voi. Buona serata ad Andrea Nucita, ad Alessandro Furci, i datori e protagonisti del progetto Racing Network.